Semplicemente avrei dovuto raccontarvi, ma nella mia maniera, che cosa che a teatro è possibile, le vicende di un personaggio importantissimo, che ha segnato per oltre 20 anni la vita politica e sociale del nostro paese. Lui. Non si può dire certo che assomigli molto molto all'originale, quindi facciamo così, io vi do qualche suggerimento. È stato un importantissimo uomo politico italiano, appassionato soprattutto di musica, di sport e di spettacolo. Le sue dimore, una villa in particolare, furono le più lussuose del suo tempo. Fu anche però un uomo che si smentì in più e più occasioni, cercando di discolparsi, sempre accusando una determinata categoria di persone. Ha, in un certo momento, in una certa fase della sua vita, si lasciò parecchio andare, frequentando addirittura personaggi parecchio discutibili. C'è chi dice che le donne furono la sua rovina. Adesso, non potete non aver capito di chi sto parlando. Chi mi dice il suo nome? Va bene anche il soprannome. Brava, promossa. Adesso chiamiamo il professore. Quest'uomo è Lucio Domizio Enobarbo, ha guidato l'impero romano dal 54 al 68 d.C., da tutti meglio conosciuto come Nerone. Vorrei cominciare, se siete d'accordo, con l'opinione che la gente ebbe di lui, perché fu tanto amato, ma anche tanto odiato. Se per caso aveste potuto ascoltare una conversazione all'epoca, avreste assistito a qualcosa del genere. Oh, ma quanta roccia, sto imperatore! Mamma mia, c'è sta proprio a spennare, guarda. Lasciamo ah, ma poi è corrotto! Sì, Ah, pagata la mamma mia! magistratura, questo, i processi, figurati. Poi i festini che Ma fa. che schifo! Hai visto? Una vergogna! Mamma mia! Ma magari non fosse mai Ma nato, magari. Ma magari suo padre fosse nato frocio! Ecco, quest'ultima era forse una parafrasi un po' troppo didascalica, però posso assicurarvi che fu talmente vera da essere riportata dagli storici. Eppure, quando il regno di Nerone finì, e badate bene che all'epoca la fine di un regno coincideva con la morte del sovrano. Immaginate una cosa del genere oggi, pensate. È interessante. Vabbè, comunque, no, pensate.